La sospensione alle concessioni per le estrazioni nel Mar Adriatico potrebbe portare ad una crisi non solo del settore oil e gas, che vivrebbe con incertezze in attesa dell'esito dello studio promesso dal governo in 18 mesi, ma anche di tutto il comparto che oggi lavora attorno alle imprese che in questi anni hanno sviluppato il proprio business attorno all'offshore, come ha sottolineato Confartigianato durante la manifestazione a Ravenna contro il blocco a trivelle. Piccole e medie imprese, spesso di natura anche artigiana, rischierebbero di veder notevolmente ridotte le commissioni divenute nel corso del tempo vitali per le loro realtà. Una situazione che interesserebbe in particolare il territorio ravennate, dove il settore legato alle estrazioni rappresenta un bacino importante per le aziende più ridotte. Oggi come associazione vogliamo proprio rappresentare questo. Credo che Ravenna sia un simbolo importante di come si è saputo coniugare una sostenibilità ambientale rispetto ad un'attività che ha un indotto e ha un'occupazione con notevoli numeri. Mi riferisco al fatto dei 10.000 lavoratori, delle 1.000 aziende che oggi lavorano in questo comparto e su cui noi dobbiamo dare assolutamente sostegno. È un territorio quindi su cui noi ci impegniamo e su cui noi pensiamo con questa manifestazione di poter essere da stimolo al governo perché rifletta su quelle che sono le conseguenze di certi provvedimenti e soprattutto tenga conto che il passare alle energie rinnovabili è un passo sicuramente importante a cui noi tutti tendiamo, che però non può essere fatto domani. Ragion per cui siamo qui convintamente a resistere e a dire che occorre fare un processo tecnologico e garantire un benessere alle imprese, ma non solo, ma anche alla collettività e a tutti i cittadini. Che cosa vorrebbe dire per il comparto Ravennate la perdita di queste commissioni o comunque la sospensione di queste commissioni per un anno? Ma per noi sarebbe una questione veramente drammatica, per tutto quello che significa l'indotto che questo comparto ha e quindi per veramente tante nostre piccole e medie imprese che nel tempo sono diventate una realtà importante e che oggi sono significative rispetto a quello che è l'evoluzione di questo dello stesso comparto. Quindi qui non parliamo solamente di grandi imprese, parliamo veramente di tante tante piccole e medie imprese che quindi si troverebbero in forte difficoltà. E oggi siamo qui, per noi non è abituale manifestare in piazza, ma siamo qui proprio per far sentire la nostra voce, per far sentire il nostro dissenso, per far capire quello che è necessario fare per questo paese. Non occorre bloccare le attività economiche, occorre incentivare, perché noi abbiamo veramente bisogno di crescere e queste decisioni che sono solamente ideologiche rischiano di penalizzare in maniera importante un comparto che è importante sia a Ravenna, ma è importante anche a livello nazionale. Questo è un altro tema che ci sta molto a cuore, che è appunto quello occupazionale, perché non dimentichiamo mai che in Emilia-Romagna c'è una capillarità importante anche di piccole aziende che lavorano nell'indotto e che hanno magari pochi dipendenti, ma insieme mettono insieme grandi numeri. Quindi quello che noi vogliamo preservare, quello che vogliamo evitare è che ci sia da parte di questi lavoratori l'affrontare un futuro incerto, complicato, un disagio che li veda allontanare dal proprio territorio. Crediamo che questo non sia giusto e crediamo che per i nostri giovani, per i nostri figli, sia opportuno dare a loro questa possibilità di rimanere qua e a sviluppare questa attività con la serenità e con la tranquillità che ci deve essere.